Prende la parola il dottor Vincenzo Cuomo, sindaco di Portici. Signor Presidente della Repubblica, benvenuto a Portici. Signori ministri, signori senatori e deputati, signor Presidente della Giunta regionale, signora prefetta, signor sindaco metropolitano, autorità civili, militari e religiose, consiglio di amministrazione e amministratore delegato delle Ferrovie Italiane. Benvenuti. Per noi è un grande onore e un grande orgoglio poter celebrare questa ricorrenza con la sua presenza, Presidente. Ed è un orgoglio forte perché nella storia di questa città si è intimamente collegata con le ferrovie. Le ferrovie ci hanno accompagnato in tutte le strategie di sviluppo che in questi anni si sono susseguite sulla nostra rete ferroviaria e soprattutto nelle città che dalla ferrovia venivano collegate. Portici è una città prevalentemente con una vocazione forte di scuola, è una città di scuola, ne approfitto per ringraziare i ragazzi del liceo che ho potuto ascoltare nel nostro inno di Mameli e tutti i dirigenti di scuola. Una città di scuola con scuole di ogni ordine e grado e con una peculiarità straordinaria. Una persona a Portici può cominciare dall'asilo nido e laurearsi senza mai spostarsi da questa città, pur non essendo una città capoluogo di provincia. Grazie a un importante presidio storico e scientifico che è la facoltà di aviare oggi il Dipartimento dell'Università Federico II di Napoli. Intorno a questa stazione, che può vedere e può osservare alle mie spalle, così come quello straordinario panorama sul porto e sul Golfo di Napoli, si fondano le strategie di sviluppo della nostra città, la posizione baricentrica fra le isole del Golfo, la penisola sorrentina, il porto di Napoli, i grandi attrattori turistico-culturali, gli scavi di Ercolano, quelli di Pompei, il Museo Ferroviario di Pietrarsa, la nostra Veggia, fanno, diciamo, delle nostre strategie di sviluppo il punto cruciale intorno al quale, grazie a un'attenta programmazione che la Giunta regionale sta facendo, utilizzeremo tutti i fondi europei a disposizione per creare quelle necessarie condizioni di sviluppo. Affidiamo a lei, garante dell'unità nazionale e della Costituzione, di saper colmare e di poter favorire quelle politiche di perequazione che possono finalmente unire da tutti i punti di vista il nostro paese, anche nelle strategie di sviluppo e soprattutto nei collegamenti per la mobilità dei cittadini. Grazie ancora per la sua presenza, buona giornata a tutti e tanti auguri alle nostre ferrovie.